Con Cito Polito, direttore sportivo della Juve Stabia, la rabbia, il rammarico per una decisione arbitrale che dopo Frosinone penalizza gravemente la Juve Stabia. Purtroppo siamo qui a recriminare, come anche è successo a Frosinone, un gol secondo me irregolarissimo, il netto in gioco. Ma tra l'altro io guardavo i guardalini e lui non l'ha alzata subito la bandierina. Non capisco il perché, se poi dobbiamo essere vittima sacrificale ce lo dicano, che non è corretto. È stato un primo tempo, tra l'altro, molto equilibrato. A fine primo tempo prendiamo il gol, secondo tempo abbiamo fatto di tutto per pareggiare, tra l'altro abbiamo pareggiato. Ormai il tempo non c'è di recriminare, c'è da rifare un'altra partita tra 72 ore e cercare di ottenere il massimo che sia. Due partite al termine della regular season, i segnali che però arrivano lasciano ben sperare sulla condizione psicofisica della squadra nonostante la sconfitta di questa sera. Ma io l'ho detto in conferenza stampa dopo Salerno, questa è una squadra che noi dobbiamo pensare fino in quelle sei partite che rimanevano. Non siamo riusciti a fare un percorso, secondo me, positivo dopo Salerno, oggi siamo inciampati in una sconfitta che non meritavamo. Abbiamo 180 minuti, faremo il massimo e poi se play-out saranno, play-out giocheremo. La Juve Stabia chiede rispetto per cercare di vedere premiati i propri sacrifici, magari anche attraverso i play-out, per raggiungere l'obiettivo. Chiediamo il nostro, non chiediamo altro. Il rispetto è questo, perché i ragazzi si dannano l'anima, ci giochiamo la nostra carriera in questa stagione e non è giusto che in due gare, nelle ultime tre, siamo stati penalizzati dalle decisioni arbitrali. Andiamo avanti e cerchiamo di arrivare a quello che a noi interessa, che è la salvezza, anche se dovesse essere attraverso i play-out. Noi siamo pronti a battagliare fino all'ultimo secondo. Drop it. Ogni festa ha il suo sorprendente finale. Pirotecnica Nazionale. L'unica pirotecnica nazionale. Colora il cielo con fontane, candele romane, sparacoriandoli, fuochi d'artificio da giardino. Pirotecnica Nazionale. Cura i migliori spettacoli pirotecnici per eventi e feste di piazza. Pirotecnica Nazionale. Cellulare 330 33 89 24. Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. Grazie ad una solida esperienza, la Edil Lima SRL Costruzioni si è sempre distinta nella costruzione di fabbricati civili e commerciali di pregio. Col tempo ha ampliato la propria attività, trasformandosi in una ditta di costruzioni immobiliari, specializzandosi nella realizzazione di edifici residenziali e fabbricati industriali. La Edil Lima SRL Costruzioni, acquisendo sempre maggiori competenze, ha conquistato il suo punto di forza diventando leader nel settore, con risultati eccezionali per estetica e qualità, lavori accurati e soprattutto rispetto dei tempi di consegna. Edil Lima SRL Costruzioni di Nicola Imperiale, da oltre 40 anni al servizio della gente, a Gragnano, in via Castellammare 149, telefono 081 871 5584 oppure 334 26 49 108.